La funzionatura, che consiste nella verifica tecnica delle legature su bulloni della staffa del freno, tutte le viti dell'olio, recupero fluidi derivanti dal carburatore, dagli sfiati dei serbatoi. Qua invece abbiamo avuto un problema. Qua è un piccolo problema durante la verifica, ovvero di cambiare la leva perché è spezzata, potrebbe rovinarti i guanti. Jacopo, perché fa tutto il video sera, dopo dice vabbè, ma tanto e parla con l'accento toscano. Con temperatura, ecco, cos'è? Voltaggio a batteria, sì. Voltaggio a batteria, temperatura del radiatore, liquido nella valle. Questi cosa sono? Accensione motore o off, no, e accensione ventola. Canene, vetro resina, bacon carbonio, UM, forcelle derivanti F12, poi vabbè riviste in tutto e per tutto. Tutto pezzo posteriore, tutto un unico pezzo, tutto in vetro resina. Fianchi, vano candela, tutto un pezzo unico. Power fantastico. Anche qui forcelle F12. Lo stalker che utilizzerò io. Anch'io ho fatto la funzionatura, che è questo puntino dorato, questa era di Jesolo. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles on my face. Romantic talking, you ain't even have to try. You're cute enough to fuck on me tonight. Looking at the table, all I see is weed and wine. Baby, you're living the life, I know you ain't living right. Cocaine and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not fazed, only innocent. If you've been in your garden, you know that you can. I wanna steal what you buy.
fatto di questi due giorni, in realtà io già sono oggi, domenica 30 maggio, seconda gara di campionato svoltasi a Pomposa. Niente, come avete visto, prove libere, girato più tranquillamente. La parte in sabbia era molto molto difficile, infatti girare quel gomme lisce molto fini su sabbia è veramente veramente tosta. E ma comunque sì, la mattina si girava abbastanza bene perché non era ancora molto scavata come nel pomeriggio. E qualifiche, ci siamo qualificati secondi, il primo ci ha dato 2 secondi, ha fatto 1.54, io 1.56, sicché in griglia di partenza ero secondo di categoria. Motorino era partito abbastanza bene sui primi 2 giri, però sabato e domenica mattina, sabato nelle prove libere e domenica mattina non abbiamo controllato se tutto era pulito, variatori, la cinghia, insomma tutta la parte dentro e qua. E cosa è successo? Che durante la gara, come avete visto, il motorino tendeva a affogare mentre prendeva giri, mentre saliva dei giri. E cos'è stato il problema? Il problema era che la sabbia che entra da tutte le parti, la sabbia era andata ad incastrarsi nei rulli, sicché cosa faceva? Quando i rulli tendevano ad aprirsi c'era la sabbia che li bloccava e quindi non saliva di giri. Però vabbè, siamo arrivati comunque secondi e mi accontento, cioè va bene, diciamo. Non ho fatto il video in gara 2 perché la GoPro non si può portare in pista durante le gare, e in gara 1 l'ho portata di nascosto, però in gara 2 avevo un po' l'ansietta di essere sgamato e che magari mi potessero penalizzare, si è detto no, lasciamola da parte che è meglio. Seconda gara, trovato il problema, abbiamo pulito tutto, il motore era molto molto più reattivo, cavava i gas e prendeva giri anche in curva, non ci voleva un rettilineo intero per fargli prendere i giri. L'ultimo giro eravamo proprio uno accanto all'altro sulla tenda, così, però comunque sia Dario è arrivato primo e io secondo anche in gara 2, quindi sul totale sono arrivato secondo. Questa era la seconda gara di campionato. Niente, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi al canale.